Bentornati a Detto Fatto, è il momento di far entrare un fenomeno, guardate di chi si tratta. Siamo campioni d'Europa, siamo i campioni d'Europa, non era mai successo. Nello sport c'è chi è un numero, chi fa grandi risultati e poi c'è chi lascia un segno indelebile. Lui, con le sue incredibili difese, il suo palmarès, il suo ciuffo, il suo carisma, è la storia della pallavolo italiana. 292 presenze con la nazionale italiana, un bronzo olimpico, un campionato del mondo, un campionato europeo, tre World League consecutive hanno trasformato Andrea Lucchetta in Crazy Lucky, una leggenda vivente. Tutti tranne la tua fidanzata, tranne la tua fidanzata, la tua fidanzata non si è alzata, la tua fidanzata, no, hai capito? Amore mio, stai giocando col fuoco, stai giocando col fuoco, è veramente una meraviglia questo ciuffo, completamente sintetico direi quasi, Stesso materiale del tuo, ormai non ci crede più nessuno che il tuo non è naturale. Non è naturale, è la tua elevazione, non solo materiale ma anche spirituale, amore, lo so. Amore, sei già all'altezza, lascia perdere, veramente. Ma guarda, io approfitterei di questo incontro per fare un match a fine interviste, va bene, Spike It, ma che vuol dire Spike It? Perché lui fa le telecroniche e poi finisce con Spike It. Giusto? Spike It è il nome con cui lo schiacciatore schiaccia il pallone. Cinque dita aggrediscono il pallone e quindi Spike It che si schiaccia. Ma che mano sei? Peggio di Gianni Morandi, non ho capito. Da un po'. Cioè, e la mia è lunga, eh? E la mia è lunga. Guarda un po', guarda un po'. Abbraccia bene il polso, trazionala verso il basso. Ora sì che sei una schiacciatrice. Oh, finalmente! Oh, ma tutti questi premi chi ce l'ha? La federazione, non li avete voi? Assolutamente no. Non avete niente, voi faticate e loro conservano. Ma praticamente fatichiamo, iniziamo a fare un acaricidio, disintegriamo gli acari, puliamo meglio di una massaia, alla fine vinciamo la coppa, le medaglie e poi arrivano sul tavolo del presidente Cattano della Federazione Italiana Pallavolo, yeah! Capito? Non vi resta niente, vabbè, comunque hai vinto qualsiasi cosa, ma era il 28 ottobre 1990 e l'Italia intera faceva il tifo per voi, Italia-Cuba! Posso dirti, sì. E non c'erano i social network, quindi eravamo lì, ci sono trovati nei bar, tutti insieme a tifare, e noi avevamo questa spiritualità di andare a catalizzare l'attenzione, i sogni degli italiani, trasformandoli in una vittoria storica. Venivamo dal 1989, campionato europeo vinto, 1990, il mondiale. Wow. Vediamo. Tocchiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Berrati! Berrati! Campioni del mondo! Sul tetto del mondo! In quel mondiale, qui lui, è stato premiato come miglior giocatore del mondo. Assolutamente sì, ma soprattutto capitano della migliore squadra del mondo, perché nella pallavolo lo schiacciatore è forte, potente, ma se non c'è nessuno che si sacrifica andando a ricevere quel pallone, a palleggiare quella palla, lo schiacciatore non schiaccia. Certo. È la squadra che ha vinto, di cui ho avuto il piacere di condividere percorsi e anche vittorie. Senti, ma quando siete tornati, cioè voi, la squadra, come eravate visti? Guarda, pazzesco, siamo rientrati tra altre cose, ci siamo lasciati con tutti quanti i nostri amici, siamo rientrati a Milano, eravamo delle pop star, i Tech Death, Palatrussardi, 9500 persone, avevo perso la percezione di come si può stare insieme con il pubblico, giocare con i raccattapalle, firmare, fare degli autografi, ci portavano via, non ce la facciamo mai a uscire dal palazzetto, pazzesco. ore per uscire da questi palazzetti. Beh, generazione di fenomeni, vi hanno chiamato. Ti posso dire, ci hanno etichettato generazione di fenomeni, ma dal mio punto di vista erano generazione di minatori. E là, perché minatori? Perché per schiacciare quei palloni ti vengono i calli alle mani, ma soprattutto avevi la voglia, la percezione di alzare sempre l'asticella, quindi 3 ore di allenamento e chiedere ai compagni di continuare a perfezionarti in funzione del risultato del gruppo. Beh, quindi l'avete fatto, minatori avete vinto, miniera. Però. Sì.
Pensa che per più di 12 anni, con 3 mondiali vinti, la Federazione della Pallavolo ha avuto una nazionale che ha continuato a vincere. Quindi i binari sono stati costruiti in maniera molto forte e ferrea. Senti, a un certo punto però si finisce, è terminata, quindi quella squadra lì basta, sono cresciuti, hanno cominciato a fare altro. Però a un certo punto vi siete riuniti nel 2007. Caspita, ma sei andato a indagare addirittura sul campionato sperimentale dei veterans, quindi alla fin fine mi ha dato la possibilità di capire come a distanza di più di 15 anni basta schiacciare un tasto e tutti si connettono con i meccanismi, alla fin fine ti ritrovi in mezzo a un campo però e riesci a vincere la medaglia d'oro. Ma com'è possibile? Perché tutto quanto quello che hai imparato, quello che è fondamentalmente dentro di te, alla fin fine un momento esce in maniera naturale. Presente quelle astronavi piene di polvere nei film, magari in duelle stellari? Clic! Vai in campo, giochi contro la Russia, vinci. Il problema è che a distanza di tempo mi sono scavigliato, sono tornato con una caviglia grossa come un melone. Perché 15 anni tu li sentivi. Eia. Quanti figli hai? Ho due figlie, ho due figlie, 23-20 anni. Cosa fanno? Cosa fanno questi ragazzi? Campioni di pallavolo, campioni di? Basket, sono due baschettari. Sono due baschettari, Caterì! Sono due baschettari! Ma come si fa? Non lo so. Ma come è possibile? Ma meglio così! Ma meglio così! C'è sempre comunque un punto di accordo. C'è la rete, la retina, c'è la schiacciata, c'è la slam dunk. Loro schiacciavano a canestro. Ma ha smesso di giocare per dedicarsi di più ai figli. Ma almeno è una soddisfazione di giocare a pallavolo, ragazzi. Cioè, già non ci sono papà così. Tu l'hai fatto e loro giocano a basket. Noi abbiamo smontato i divani di casa per giocare nei luoghi non consueti, al di là dei cancelli. Ma soprattutto la filosofia è stata quella di dire fate quello che volete. Lorenzo, il più grande, ha fatto un saggio di pattinaggio a rotelle e quando diventerà un gran medico, ortopedico spero, gli farò vedere che ha fatto con il tutù, con la calzamaglia, il saggio, il pattinaggio a rotelle. Tutto, i ragazzi devono fare tutto quello che vogliono. A proposito di ragazzi, tu sei uno di quelli che si impegna per i ragazzi perché sei riuscito a creare una serie animata che si chiama Spike Team. Devo ringraziare subito Ray Gulp perché ne approfitto di far vedere in anteprima come lui ha scritto, non so se anche diretto, però ha scritto, ha ideato questa serie dove tu sei l'allenatore di questi ragazzi che hanno dei problemi. In questo caso è un ragazzo che gli attacchi di panico e tu lo calmi facendo capire ai ragazzi che quello che accade ad uno può succedere anche ad altri. Assolutamente sì, il ruolo dell'allenatore è importantissimo. Sono entrato nel cartone animato, Caterina, per fare in modo di far passare messaggi educazionali. Grazie comunque alla maglia di Rai, da ovviamente commentatore televisivo, sono entrato a parlare con loro. Ed entro proprio nello spogliatoio perché Susan ha un attacco di panico. Vediamo? Certo, è un'anteprima assoluta. Ma che succede? Tutto bene, Francie, va in campo. Stai avendo un attacco di panico. So come aiutarti, Susan. Ti metto sul collo un asciugamano bagnato, va bene per te? Susan, le tue compagne non potranno mai avere un'alzatrice migliore di te. Rilassa il diaframma. Rallenta il respiro. Sei come nuova, stai bene ora. Grazie. No vabbè, tu sei un cartone animato, questa cosa è bellissima. È anche super utile. Nel 2013 questa serie animata è stata premiata dal MOIGE per aver mostrato come lo sport, insomma, aiuta tantissimo i ragazzi e per loro è fondamentale nei momenti di crescita. Anche se poi fai il commentatore, l'abbiamo detto, della pallavolo maschile e femminile, ma ci sono i puristi che ti bacchettano perché tu usi dei paragoni un po' così. Tipo tu dici, ecco qui il pallone si è sbrodolato come un canederlo troppo caldo. Eh sì, perché quando praticamente palleggi e il canedro ti si sbrodola, alla fin fine commetti fallo di palleggio. Se tu schiacci fortissimo, ma molto forte, e sei in Calabria, attacchi come un opposto a 250 tonno chilocalorie, che non esistono, poi ti fanno capire quanto è forte ed importante quella schiacciata. Ma tu capisci che non tutti magari conoscono il canedro. Io lo so che è la palla di pane con lo speck e col formaggio, ma magari... Cioè,
Beh, però mi diverto. No, assolutamente, però si arrabbiano, Ma l'aspetto culinario è importantissimo, no? Siccome ovviamente va molto di moda la sfida tra cuochi, quindi a maggior ragione utilizzando praticamente i prodotti che gli sponsor della squadra mi danno la possibilità di fare, di unire tutta una serie di ricette interessanti. Povero Alessandro Antinelli, perché lo nomino? Perché insomma è una meraviglia. È il tuo compagno? Sì, 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 con Maurizio Colantoni, Marco Fantasia, ma con Alessandro Antinelli ci siamo divertiti a commentare le Olimpiadi di Rio de Janeiro, oltre che le Olimpiadi di Londra nel 2012. Vediamo un pezzettino della semifinale Italia-USA. Sentite cosa dice qui Lucchetta. Oh mamma mia. Monster Block, Monster Block, Monster, Monster, Monster Block. Stiamo sempre aspettando di darci giù di manetta. Forza ed ignoranza. Fermo con quella manina, senza spingere, Pippo. Sbadilata, da paura questo ragazzo. L'Italia è in finale, l'Italia è in finale. Com'è? Ma sulle mani dai divani, sulle mani per Osmani. Cioè, utilizzo tutti questi sillogismi, queste metafore per fare in modo che la tecnica venga riconvertita in maniera molto più simpatica e fruibile a tutti quanti i telespettatori. 6 milioni di telespettatori posso trovare tutti, però ma l'importante no, è che l'essere di sorriso ci sia. Senti, lo sai, nel 2024 probabilmente potrebbe entrare anche questo sport nella competizione. È uno sport molto importante, uno di quegli sport che secondo me bisogna imparare ad apprezzare da giovanissimi, perché così quando si arriva ad un'età, come dire, da grandi, dice, ah, lo facevo anche da giovane. Stai parlando dello snowvolley, dici? No, un'altra cosa. Ti faccio commentare un'altra partitella. Lì ci sono le cuffie, grazie. Le puoi mettere? Sì, certo. Mettile. Me le posso portare? Intanto carichiamo questo sport. Lo sport in questione è quello delle bocce. Bocce di vino? bocce sintetico? Bocce. Che bocce? È il movimento, dai, il contrario. Fai la telecronaca, vai. Oh, e per questo incontro di bocce vediamo due contendenti, uno più anziano dell'altro, ma soprattutto con una grande esperienza. Abbiamo due bocce, c'è lo scambio di convenevoli, non si danno il 5, ma fondamentalmente 5 bocce, no, due bocce. Il pandan delle bocce di questa azione sintetica sicuramente dà la possibilità di andare verso il punto, zona punto, però pesa bene, soprattutto ripesa ancora, memoria dell'esperienza di quelle bocce passate. C'è ora un modo per misurare in maniera... Ma guarda, per il mio no, il punto è mio. C'è una discussione. No, ho guardato male, veramente, guardare da chiediamo il video check. Lo fai così, lo fai così. Sì, lo accorgi, mio. Lo accorgi. No, no, cacciato, per il mio, veramente. Mi dispiace, ma è mio. Ma no, guarda, mi sembra che ci sia ovviamente una situazione abbastanza estemporanea. È meglio sedare subito sul nascere questo tipo ovviamente di atteggiamento, che non è assolutamente sportivo, anzi direi che è molto molto ambiguo e provocatorio, perché una persona completamente sintetica che corre e dietro un nonnetto che lo bastona non è assolutamente un'immagine che fa bene allo sport delle bocce. Penso che anche si sia allenato con delle bocce sintetiche, probabilmente è stato in grado di poter avere un sacco di protesi magari anche regalate da distanza di tempo, da una serie magari di attrici che non hanno la filosofia. È riuscita a commentare una togliamo subito la cosa che noi ci siamo chiesti. Allora, molte ragazze, lo diciamo, le generazioni anni 80 hanno cominciato a fare pallavolo perché grazie a dei cartoni animati come Mille Sciro, Mimia Iuara, cioè io volevo fare anche una pallavolista, poi lasciamo perdere. E poi arriviamo agli anni 90 e c'erano loro, no? C'era la generazione dei fenomeni, c'era una squadra che ha vinto tutto, ha stravinto. Ma noi ci chiediamo, tu perché hai cominciato? Ma perché ho imparato a scuola, giocavo a tennis, facevo basket, all'istituto salesiano a Storino. No! No, con i capelli a caschetto, mitica questa, ma dove l'avete trovata? Caro! Oh, assolutamente dai salesiani, sì. Dai salesiani, assolutamente sì. Il mitico Don Hermes è stato l'insegnante che mi ha dato la possibilità di capire come dallo smatch al tennis si poteva andare a schiacciare nella pallavolo, ma soprattutto avere la spiritualità attraverso i ritiri spirituali verso il gruppo, donarsi e concedersi sempre verso i compagni. Nella pallavolo, come ben detto all'inizio, lo schiacciatore non è nulla se ha la spiritualità di una squadra che gli mette a disposizione quel pallone. Senti, per questa cosa però ti è rimasta, perché tu sei qui oggi per San Patrignano. Assolutamente sì, io con San Veramente, guarda, con?
con Sampa. Sampa. Sì, sì, i ragazzi di Sampa sono stupendi, ci siamo divertiti, c'è una squadra di pallavolo, ma soprattutto si fa squadra immediatamente perché è una campagna importante. Noi tutti abbiamo scelto di vivere la vita e quindi noi scegliamo di essere in grado di poter confermare questo tipo di messaggio perché abbiamo una grave, grave, grave problematica. Ci sono sempre più ragazze che iniziano ad avere un contatto con la tossicodipendenza e questo non ma va bene. Ma mi spieghi perché oggi tutti questi ragazzini si avvicinano alla droga? Non che non ce ne fosse prima, però veramente è un problema. Cioè, è un problema generalizzato. Le statistiche sono terribili. Eppure perché si sa che la droga fa morire. Sì, ma c'è una sorta anche di senso, come posso dire, di sballo, di trovare comunque non nella forza, ma nello sport, evidentemente, il modo per stare insieme. È una community che inizia ad avere dei cocktail molto, molto, molto pericolosi. Alcol, fumo, cannabis e poi eventualmente qualche energy drink che non va bevuto, ma soprattutto di trovare nella forza del gruppo la voglia di stare insieme. A San Patrignano sono 1500 ragazzi stanziali, 400 ragazze che arrivano, 3400 donne sono rimaste dentro a San Patrignano per cercare ovviamente di avere un problema da risolvere. E se c'è un problema di tossicodipendenza femminile, c'è anche la violenza dietro. Perché ovviamente in questa situazione le ragazze sono molto, molto deboli. Quindi noi abbiamo bisogno di aiutare San Patrignano perché non ha finanziamenti. Diciamolo, perché devono donare 45590. Assolutamente non ha finanziamenti. Non ha finanziamenti. I ragazzi lavorano dentro, hanno prodotti di eccellenza, fanno il pane, fanno i formaggi, fanno un vino spettacolare, ma soprattutto, amici, vi invito ad andare a trovarli perché il minuto di silenzio nella mensa dove mangiano tutti quanti, dove i ragazzi servono a tavola, è un qualcosa che ti entra dentro, ancora i brividi. Questo è un modo di fare squadra. Quindi 45590, perché noi abbiamo scelto di vivere la vita e dobbiamo fare in modo che le donne la possano vivere in maniera molto più sicura e tranquilla. Potete donare fino al 22 marzo, però donatelo adesso, così insomma, detto fatto, si fa sentire in questo momento che sono le 16:01. Allora, mi è molto divertito vederti lì in cartone animato, mi è molto divertito vederti da giovane con questo caschetto, ma mi piace ancora di più il fatto di vedere un baffo e una barba asimmetrica, perché io dicevo, manca qualcosa. Qui non c'è nulla, qui sì. No. Il dono della trasversalità, sì, dell'obliquità è molto interessante, perché mi sono divertito anche a fare questo. E quando i bambini mi guardano, perché adesso facciamo una serie di attività con la Federazione Italiana Pallavolo, con Volley S3, con lo Spikeball, mi guardano, guardano Lucky e dicono, ma lui è molto più giovane. Eh certo, passa del tempo, però bisogna ridere, scherzare, la filosofia del sorriso, schiacciare sorridendo, è quella che mi piace di più perché vi ha a contaminare il territorio. E questo ciuffo, ma chi te lo fa questo ciuffo? Me lo faccio io. All'inizio è partito con Carla Bergamaschi a Modena, una hair stylist amicissima, però poi non mi sono più fatto mettere le mani in testa da nessuno. E quindi me lo faccio da solo. E tu sei bravissimo a fare il ciuffo? Assolutamente. Perché anche Mangioglio è bravissimo a fare il ciuffo. Ma diciamo che il ciuffo di Mazzoglio direi che è una parrucca più che altro, il mio è un taglio. No, non offendere Mazzoglio che è tutto naturale, stanno per entrare due modelli, prego ragazzi, 4559, anche loro sono accanto alla comunità di San Patrignano e noi vi diamo 30 secondi di tempo per questa sfida tra ciuffi. Chi sarà il re del ciuffo di detto fatto? Indiscutibilmente Mazzoglio. Mi ritiro dalla competizione perché non posso assolutamente competere con una persona così sintetica. Spike! Sei un canederlo squagliato, guarda, lasciatelo dire, veramente. Sì. Sei un tarallo senza sugna, amore mio, lasciatelo dire. Ce la fai neanche ad aprire il contenitore. Guarda, amore mio, ci mettendo a crema così. Intanto togliti la giacca, sei caldo, amore, non avere problemi, Anche il papillon, togliti anche il papillon. Guarda che bello. Apriamo, questo qui si facciamo ciuffo alla Mosè. Allora, sì, guarda. Sta applicando, ma Mazzoglio di più, devo dire. Mi sa che Maggio è più bravo, Attenzione, ancora pochi secondi per terminare non si apre il questo. Ciuffo. Abbiamo anche dell'olio per il corpo del ragazzo, che glielo mettiamo un po' qua, un po' là, insomma, per valorizzare. È stupendo, guarda. Beh, dovrei lanciare un sondaggio sui social, ma non posso perché Mazzoglio è qui impegnato. Però possiamo vedere. Scusa un attimo, aspetta un attimo. No, amore mio, sei veramente. Aspetta un attimo che ti sistemo il ciuffo. Amore, veramente, sei un prosciutto di Praga cattivo. Vai via, veramente. Allora disossami tutto se sono ci riesci. Sono pazzo di te, veramente, vai. Mi siedo. Egidio, posso vedere il confronto tra i due ciuffi? No, scusa, Lucchetto, no. Scusa, però il tempo è scaduto. No, non puoi vale più impegnarti. Allora,
Qual è il ciuffo più bello? Vabbè, questo è banalissimo, eh. Lo vedi sempre in tutti i canti, ma calciatori. Ma non sei sportivo, scusa. Ma è banalissimo, scusa. Ha fatto questo, guarda qua. Ma non qua. Sei sportivo. Abbiamo per parlato di spiritualità. Mosè aperto in due le H. Guarda questi capelli come sono stati massacrati e aperti. Scusa, eh. Allora, abbiamo contestualizzato. Abbiamo parlato di sport e spiritualità. Guarda. Mamma, come sei alto. Scusa, vabbè, tu hai spiegato il tuo ciuffo. Scusa, devo dare la possibilità anche a Malgioglio di farlo. Ci canta una canzone? Non lo so. Magari con la Kiko? Prego. Amore mio, la spiritualità... Sì, amore, aspetta che lo dico, sono stanca, veramente. Allora, vuoi la spirulina? Sì, che bello che sei, amore, sei stupendo. Fatela mettere anche sulla barba, che sei bellissimo. Veramente. Vince! Però, scusa un attimo, però vince c'è basta, il plagio. Basta, no, c'è il plagio! Ha fatto i miei capelli, non va bene, viene squalificato, guarda! Malgi, vieni qui. Sì, amore vince. Mio. Se mi dai la mano ciuffo. Rimani attaccata. Perché infatti, sì, esatto. Il re del ciuffo, hai detto fatto, eh? Crazy Lucky! Avevate dubbi? Io no. Oh, grande. Sono veramente... Sono molto emozionato di questo, per cui ti saluto con il vero sì. Taglio, il taglio del capitano, vedi? Questo è il saluto, per cui il segreto del mio ciuffo. Capitano della squadra nazionale di pallavolo, campione del mondo, e questo è il saluto che vi faccio. Spike it forever. Spike it! Senti, ne approfitto per fare gli auguri alla PGC, perché la Federazione Italiana, insomma, compie 120 anni. 120 anni? 120 anni, faranno un sacco di attività, 4 titoli mondiali, non pochi, wow. Certo quest'anno non ci stiamo, però va bene. Una medaglia d'oro alle Olimpiadi, poi alle Paralimpiadi, insomma, è un primo posto al campionato europeo, diciamo che sono 120 anni ben portati. Tieni presente che comunque quest'anno ci sono i mondiali in Italia, a Torino, la Federazione della Pallavolo organizzerà i mondiali, quindi dobbiamo tifare Italia perché la pallavolo sostituirà il calcio. Sì! Sì! Lucchetta, Spike it! Grazie, ciao Civastri!